L'entusiasmo è stato il sentimento protagonista della presentazione dell'Aglianese nella sala consiliare del comune di Agliana. Il club nero-verde ha dato il via ad un nuovo importante corso, ricco di stimoli, con tanti cambiamenti in vista della prossima Serie D. Le novità partono dalla testa e arrivano alla coda. Dal neopatrono di origini fiorentine Fabio Fossati all'esperienza dell'amministratore delegato Giovanni Trombetta, ex Torino e Perugia ed altre figure importanti per essere tra le grandi del girone D. In campo invece sono 20 giocatori nuovi su 23, dall'esperienza di Jacoponi e Bocalon, fine promettenti da Mico Poli e compagnia. Un mix che dovrà essere gestito al meglio dal nuovo condottiero nero-verde Ivan Maraia, tenendo tuttavia un profilo basso e togliersi soddisfazioni partita dopo partita, già da domenica contro il Borgo San Donnino. Tutti gli anni è un'emozione nuova, quest'anno ancora di più, perché insomma la squadra si presenta con forti ambizioni e assolutamente presentarla nella sala più importante della nostra comunità, che è la sala del Consiglio, è per noi un onore e un piacere. Io sono molto contento per il lavoro che abbiamo svolto. Questo tutti, dall'amministratore delegato Trombetta, dal direttore sportivo Fabrizio Salvatori, Mauro Traini, siamo soddisfatti della squadra. Siamo certi che faremo un ottimo campionato, poi come si sa, vince soltanto una squadra. Ci sono squadre forse... credo che siano più forti di noi, la Pistoiese, il San Giuliano City, il Carpi. Questo campionato, anche se è molto tempo che non lo faccio, ma so benissimo delle difficoltà che presenterà, delle difficoltà che ci saranno fin da domenica, e quindi ci vuole grande umiltà e sapere e capire che noi siamo ancora in fase di costruzione, perché già praticamente oggi sono arrivati altri due giocatori, quindi questo rende l'idea di che la nostra costruzione ancora non è completa, e quindi bisogna avere pazienza, probabilmente bisognerà avere pazienza anche in campionato. Noi proveremo a dar fastidio, ci impegneremo a fare i risultati migliori e poi, se riusciremo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, vorrà dire che a fine anno brinderemo tutti insieme, anche insieme al sindaco, insieme a tutti quanti voi.